Campioncini, questo sì che è un Rayquaza Boss Ultimate tremendamente potente. Benvenuti e bentornati in questo nuovo video della vostra serie Pokémon preferita. Qua è il vostro De Marchi, vi parla, vi dà il benvenuto in questo nuovo video. Mi raccomando ragazzi, subito un bel mi piace, molto 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 importante. Io con me ho una squadra Pokémon che non è che sia proprio tanto curata, quindi andiamo a curare direttamente tutto quanto il mio team, perché ragazzi, oltre che ad eliminare quel Rayquaza Boss Ultimate, ho visto che c'è anche un raid a cui possiamo partecipare, a quanto mi sembra là dietro. Infatti c'è questo raggio luminoso dietro Rayquaza. Però innanzitutto, per iniziare questo nuovo episodio della Pixelmon, della nostra bellissima serie Pokémon, partirei Eternatus Eternamax, che non ci sta ormai più nell'inquadratura, è talmente gigante che vabbè ragazzi, lo sappiamo, non ci sta, contro questo Rayquaza Boss Ultimate, ovviamente Mega, che è fantastico. Io non ho mai le parole per definire la bellezza di questo Rayquaza Mega. Secondo me ragazzi, una delle evoluzioni mega più belle che ci siano. E anzi, qua sotto nei commenti dovete scrivermi qual è la vostra evoluzione mega preferita nei Pokémon in generale. Adesso questo Rayquaza l'abbiamo eliminato abbastanza semplicemente. Vorrei droppare via questo Dynamax e tutto quanto il resto, perché in questo nuovo episodio di oggi dobbiamo fare una cosa fondamentale. Sapete che ogni tot noi abbiamo delle quest grazie al nostro amico Reginaldo, e leggendo off camera, cioè prima di registrare, quello che ci chiedeva, c'è qualcosa di incredibile. Puoi trasformare uno dei tuoi Pokémon leggendari in shiny. Era una cosa che abbiamo fatto, se vi ricordate ragazzi, con il nostro di Rayquaza, che è qua davanti. Guardate che bellino che è. Il nostro Rayquaza inizialmente era normale, poi è diventato Rayquaza shiny. E sapevamo ragazzi questa cosa delle ball, ma quanto ci sta dicendo, dobbiamo andare verso la ball gigante e portare qualche Pokémon forte nuovo, forte in generale, perché c'è questa nuova sfida che possiamo fare. Adesso noi abbiamo in generale il nostro team. Io con me per questa sfida non voglio portare Pokémon shiny che già ho, quindi magari Charizard lo posso lasciare giù, Groudon anche, Eternatus, Kyogre, Mewtwo li porto con me, Rayquaza li lascio direttamente qua. Ora abbiamo, se vi ricordo, preso Solgaleo negli scorsi episodi, e con noi abbiamo anche Necrozma fuso con il Lunala. Quindi in questo episodio innanzitutto voglio sbloccare la nuova versione del Necrozma Solgaleo, per vedere se sarà tanto potente quanto il Lunala. Ed eccolo qua davanti. Negli scorsi episodi vi ho anche chiesto qual era la vostra versione del Necrozma fuso con il Lunala e Solgaleo, e qua davanti sono un po' di vostri commenti che hanno commentato dicendo qual era il vostro preferito. Io con totale onestà vi dico che il mio preferito è questo qua fuso con il Solgaleo, che però credo che potremmo andare a potenziare e che porterò sicuramente nella battaglia di oggi. Però cosa possiamo dare a questo Necrozma Solgaleo? Possiamo dar poco in realtà, perché al posto di Charge Beam potremmo mettere questa Power Gem, però in generale è già molto più potente rispetto a quello che avevamo prima. Anzi, è veramente devastante quello che abbiamo ora. L'unica cosa è che è un po' da livellare. Infatti, con noi abbiamo queste 5 caramelle rare che gli diamo molto volentieri. Photon Geyser deve assolutamente imparare al posto di Psichico. Ovviamente, ragazzi, nei commenti datemi delle mosse con cui magari possiamo potenziare questo Solgaleo misto a Necrozma. Poi voi deciderete quale per tutta quanta la serie terremo, visto che abbiamo sempre fatto un po' e un po', e soprattutto grazie ai vostri commenti abbiamo un po' deciso il destino di questa serie. Adesso lo voglio potenziare innanzitutto con questa M. Poi ha fatto un altro livello, l'abbiamo portato al livello 78, non male. Voglio costruire una battaglia, anzi una battaglia no, una squadra per fare una battaglia per questo episodio un po' più speciale. Quindi mi servono dei Pokémon che siano abbastanza forti, come il nostro Typhlosion, che è stato il nostro primo starter, e anche vorrei portare con me qualcuno che non porto dietro tanto tempo, quindi il nostro bellissimo Dragonite, che mi sa che possiamo potenziare, perché da qualche parte abbiamo qualche caramella rara ancora in più e abbiamo qualche caramella XP Candy XL. Quindi facciamo così ragazzi, con un'altra XL portiamo questo Necrozma Solgaleo all'80, Automize non ci interessa. Curiamo il nostro team, perché Dragonite è completamente a terra, e direi che con una squadra con Mewtwo, Eternatus, che è attualmente il Pokémon più potente della serie, Kyogre Primal, poi abbiamo Necrozma Solgaleo, Typhlosion e Dragon, e siamo messi molto 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 bene. Ora diamo una bella caramella XL a Dragonite e una caramella rara a lui. Poi al nostro Typhlosion, che è stato il primo Pokémon di questa serie perché avevamo preso un bellissimo Torchic, lo possiamo direttamente... Torchic, Cyndaquil, lo possiamo lasciare direttamente qua e potenziato a 74. Questo drop del Rayquaza non ci interessa. Andiamo direttamente al nostro raid che voglio partecipare, perché innanzitutto i drop del raid sono importantissimi.
E dopo questo drop del raid, direi che possiamo andare al dungeon della ball, perché sono tanto curioso di vedere quanto è potente questo Necrozmas o il Galeo. Ci penserà lui a quel dungeon. Ora, facciamo così, partiamo con lui molto in fretta, perché tanto il nostro Typhlosion è super efficace e mi avete detto che lo vorreste vedere di più all'interno della serie, quindi vorrei tenerlo un po' di più rispetto al classico Charizard che abbiamo sempre. Anzi, lo Dynamax evolviamo con un bel Max Flare, anche se credo che non faremo in tempo a vedere l'animazione, perché credo che questo Skiploom lo distruggeremo, no? Perché non si è Dynamaxato il mio Typhlosion? Ehi, 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 Typhlosion! Però questo Skiploom è bello potente, comunque, eh? Molto interessante. Forse è il primo Pokémon non leggendario in un raid che dura almeno due turni. Interessante come cosa. Ci ha droppato una bella caramella L. Roba interessante, io non lo voglio comunque catturare. Ora, Typhlosion, cosa diamine stai scalando le montagne a fare? Voglio... posso volare, se non mi sbaglio, con il Necrozmas o il Galeo. Togliamo un po' di item dall'inventario qua, perché è un po' inutile. Però, che io sappia, sì, posso volare. E voglio leggere in compagnia vostra la mia mappa, perché questi qua siamo noi che ci stiamo muovendo. E la ball dovrebbe essere questa qua. No, no, non voglio premere tasti a caso. Dovrebbe essere questa qua. Esatto. E noi, come vedete, da questo puntino azzurro che sta dirigendo, questa è una figata vederci dall'alto mentre svolazziamo, stiamo andando direttamente alla ball. Mamma mia, ma che bello, raga, volare con questo Necrozma sul Galeo, che poi è velocissimo. Già approvato per questo motivo, ragazzi. Che figata è! Siamo arrivati. Ma quanti sono sti raggi della Dynamax? C'è un Groudon, c'è un Tapu Fini, poi abbiamo Suicune. E questo cosa diamine è? È un Melmetal! Ok, allora, io non so se posso fare tutti quanti questi raid con solo Necrozmas o il Galeo. Ma fermi un attimo, quello è un Gold Mewtwo, ma è bellissimo! Potrebbe essere che, visto che siamo arrivati con Mewtwo, che è il primo slot dei nostri Pokémon, abbiamo questo come sfida per il dungeon, cioè distruggere tutti quanti questi raid e dopo possiamo fare la sfida per il Mewtwo Shiny. Ok, interessante. Ora facciamo così, partiamo dal primo raid e partecipiamo con il mio Necrozmas o il Galeo. No, però ragazzi, non possiamo fare un raid del genere con un Togepi, con un Tarkoal e un Wishiwashi. Ma che cavolo di battaglia è? Ok, mi sa che abbiamo veramente tante cose problematiche da fare, ragazzi, perché mi sa che siamo gli unici che possono fare del danno a questo Tapu Fini. Mi ha fatto 30 di danno, non più di tanto, anzi 37 per essere esatti, lui ha messo il suo scudo. Sarà difficile, ragazzi, sarà molto, molto difficile, però quasi quasi. No, io vado di Max Darkness contro Tapu Fini. Gli abbiamo tolto 2 punti scudo, così al primo colpo. Ok, ha preso anche tanto danno. Io ritorno con Max Darkness, però tra un po' le mosse Dynamax del mio Pokémon andranno via, perché il mio Solgaleo avrà superato i round. Siamo al terzo turno, infatti sono terminati. Io vado di Power Gem, perché tanto fino a quando si parla di distruggere lo scudo posso solamente fargli quello. Però, ragazzi, io non ho una mano dai miei compagni di team. Siamo al turno 4, dannazione, siamo in netta difficoltà. Vado di Photon Geyser, perché più di questo non so cosa fare. Però, col fatto che anche Togepi se n'è andato e siamo solamente Wishiwashi e Necrozma, è un grande enorme problema questo, ragazzi. Quindi vado di Sunsteel Strike per distruggere un po' lo scudo. Wishiwashi, ti prego, fai qualcosa, per favore. Bravo che hai distrutto lo scudo. Ora, Power Gem per dare l'ultimo colpo di grazia. Eliminato il primo Pokémon, ragazzi. Tapu Fini. Ci ha droppato da Nederite, finalmente. Perfetto, questo l'abbiamo fatto. Ma qua non c'era un Melmetal? Calma, calma, calma. Dove abbiamo le mosse tipo elettro nel nostro team in questo momento? Da Dragonite. Sì, abbiamo Thunder Wave. Però lui è tipo drago. No. Che mi invento, ragazzi, contro... Io a sto punto vado di Eternatus, perché ok che abbiamo appena testato la potenza del nostro Necrozma sul Galeo, però il nostro compito è anche portare a casa tutto quanto questo dungeon dei Pokémon Shiny leggendari. Quindi abbiamo Kyogre e Dynamax. Che figata l'animazione comunque in questa pixel. Ma posso andare solo di Dynamax Cannon per far tanto danno a questo Kyogre. Gliene abbiamo fatto tantissimo. Lui ha già attivato il suo scudo. Noi abbiamo fatto il 33,3% di danno, quindi già un terzo della sua vita che va in questo modo. Ci posso stare, ragazzi. Ma Wobbuffet, Delmise e Slowbro non stanno facendo nulla. Non si stanno facendo sentire. Dai, ragazzi, forza, non è che posso carriare tutta quanta la battaglia. Venoshock per togliere un po' di scudo, almeno provare anche ad avvelenarlo, già che ci sono. Wobbuffet colpisce, però siamo un po' indietro, ragazzi. Siamo tutti quanti un pochino muoverci e svegliarci un po' di più. Non è che posso carriare tutti quanti io i Dungeon Dynamax. Qua è un po' questo, un po' un problema. Kyogre è andato!
calma. Kyogre da Max Cannon. Attivato un altro scudo. Dannazione. Shearcold contro Slowbro. Perché non l'ha fatto contro di me? Forse l'ha fatto anche contro di me in realtà, perché mi ha tolto 130 di vita, 134 di vita. Va bene, dai, ci posso stare. Ora siamo io e Delmize che carriamo la battaglia e dobbiamo aspettare che i nostri due compagni possano tornare, anche se la vedo veramente dura. Siamo già al turno 5. Essere in così pochi è un problema per i turni, perché al decimo Kyogre se ne andrà. Delmize ha 4 di vita. Dai, ancora. Dynamax Cannon, che comunque un po' scende di vita, anche se gli togliamo un po' di scudo, ma abbiamo finito Dynamax Cannon. Posso andare solo di Venoshock. Siamo io contro Kyogre, ragazzi. Vado di Shadow Ball. Dai che ce la possiamo fare con Shadow Ball, per favore. Eliminato Kyogre! Andiamo. Portiamo a casa anche questa. Non lo proviamo a catturare, anche se sarebbe bello, ma in realtà già ce l'abbiamo. Un'altra caramella XP Candy XL. Qua sono rimasti uguali. Sì, Suicune, Groudon e il nostro Eternatus, ragazzi, non fateci caso, è un po' un megalomane. E abbiamo anche Ho-Oh. Io vado adesso quasi quasi di Ho-Oh con il Kyogre. Almeno lo disintegriamo subito, perché lui è fuoco volante. Che bello questo dungeon, che abbiamo tante sfide contro i leggendari nel video di oggi. Mi piace un sacco. Vai, Surf contro Ho-Oh. Non mi interessa se gli altri prendono danno, ragazzi. Non guardate, piuttosto abbattiamo tutti. Ma almeno sono sicuro che carrio anche questa battaglia. E quanti Surf ho? Ne ho 13, dai, vanno più che bene. Però a quanto ho visto ne perdiamo 2 a ogni utilizzo. Credo perché colpiamo gli altri Pokémon, questa cosa qua. Ci ha fatto un po' di danno, ci ha tolto 50. Però Snorlax e Pikachu si stanno facendo abbastanza sentire, distruggendo lo scudo di questo grandissimo, incredibilissimo, bellissimo Ho-Oh. Ok, gli rimane solo uno di scudo. Pikachu, potevi fare qualcosa un po' più interessante. Vado ancora di Surf. Almeno Pikachu ci saluta. Però un po' di danno glielo facciamo. Ora siamo uno contro uno. Mi ha tolto un po', in effetti. Se io vado di Thunder contro di te, giovane campione, che sono super efficace, te lo senti per bene, questo Thunder. L'abbiamo eliminato! L'abbiamo eliminato! Con un bel critico! Vai così! Ottimo, ottimo, ottimo. Ora ritiriamo fuori tutti quanti i nostri Pokémon tra Eternatus e Kyogre. Ci rimane Groudon e Suicune. Ma devo curare i miei Pokémon. Ritorniamo sul Groudon. Ancora con il mio Kyogre. E l'ultima battaglia andremo a farla con ancora Necrozma sul Galio, per dimostrare quanto è potente quel Pokémon. Ora, Groudon contro Kyogre. Ok, Surf, almeno te lo senti per bene, è bello super efficace, togliamo ancora il 33,3% di vita. È stato intelligente in realtà curare i miei Pokémon, perché secondo me questo Groudon sarà un bel Pokémon tosto. Siamo rimasti in 3. Sorrock, Aggron, se volete farvi sentire mi fate un bel favore, mi raccomando. Aggron, per favore, Sorrock ci ha abbandonato, io con Surf ho fatto veramente poco. Però ragazzi, devo usare forza su Surf, perché sennò qua la battaglia non va avanti. Ora Surf contro Groudon. Gli dobbiamo abbattere su diamine di scudo, che sta dando un sacco fastidio. Lui ha utilizzato Max Quake per essere più veloce. Vado di Ice Beam, almeno gli togliamo più. No, c'è stato un errore nella battaglia. C'è stato un bug. Ragazzi, io spero che il bug non crei problemi nel dungeon in sé. Purtroppo è un po' così la Pixelmon, non ci possiamo fare tanto. Lo sapete, seguite le mie serie della Pixelmon da tanto tempo. Magari ogni tanto parte qualche bug. Abbiamo Suicune però da eliminare. Questo dovremmo eliminarlo abbastanza in fretta. E vado di Power Gem, mega evolvendo il mio Necrozma. Anzi, Dynamaxando il mio Necrozma, non mega evolvendo. Siamo super efficaci con Power Gem. Lui non mette il suo scudo. Ok, perché ho parlato? Dannazione a me, dannazione. Vado ancora di Max Rockfall. Almeno togliamo un bel po' di scudo e lo abbattiamo. Anche se ho un po' il timore di questi dannati bug. Che sfiga, ragazzi. Questa è una bella sfortuna che ogni tanto capita, sapete, durante queste serie. Non possiamo far nulla, ragazzi, purtroppo. Però cerchiamo di abbattere questo Suicune. Dai, che ce la possiamo fare. Solitamente arriva questo bug al turno 5. Ho visto che era il turno 5 prima, che è successo. Ancora uno scudo, però io ho finito le mosse Dynamax del mio Necrozma. Dai, andiamo, proseguiamo. Togepi e Throw è ghiacciato. Credo per colpa del mio Ice Beam di prima, che ha colpito un po' tutto. No, non ho usato Ice Beam. Come mai? Ah, Suicune avrà usato una mossa tipo ghiaccio sicuramente, può essere. Però c'è questo scudo che rompe un po' le scatoline. Questo turno sta reggendo, ragazzi. Vediamo se riusciamo a portare a termine la battaglia. All'1,3% di vita, Photon Geyser per l'ultimo colpo, eliminato. Ottimo, ragazzi. Questo... No, perché ho droppato tutto? Io le voglio queste cose. Oh, datemele subitissimo, per favore, istantaneamente, grazie. Dicevo, questa cosa qui del bug, spero che non crei problemi per il dungeon del Mewtwo. Ma noi, ragazzi, abbiamo portato a termine tutta quanta questa sfida. E nel prossimo episodio vediamo se per colpa di questo bug avremo problemi per il Mewtwo Shiny. Noi ci fermiamo qua. Questo Necrozma sul Galeo è potentissimo. Ciao!